diversamente non è. Il dialogo comporta l'assenza di timore. Chi teme è solo, innanzitutto con sé. Non è una frase mia e non vi dico di chi è, però è una frase in cui credo molto. E allora vorrei dire ai miei amici, alla classe dirigente che so che proficuamente ha lavorato in queste ultime ore per cercare di trovare un accordo all'interno del partito, che ho da rimproverarmi molte cose, ma non ho da rimproverarmi l'aver cercato sempre e in ogni momento il dialogo. La mia solitudine non è stata una scelta. Io sarei voluto essere il segretario di tutti, lavorando con tutti, aiutato da tutti per un obiettivo ed un progetto che è di tutti. Avrei voluto promuovere una nuova classe dirigente. C'è un'antica. La politica è, come noto, l'essenza della ingenerosità, ma c'è un'antica visione ingenerosa che ho sentito ripercorrere in queste ultime ore, in base alla quale quando si vince, vinciamo tutti e quando si perde, perde uno solo. Il paradosso, amici miei, è che in questi anni, grazie al lavoro di pochi, grazie al lavoro di pochi, molti hanno potuto realizzare le proprie aspettative anche a scapito di quei pochi che hanno lavorato. Ringrazio tutti i coordinatori municipali sul fronte, da soli, senza una lira, spesso e volentieri, a cercare di tenere in piedi la bandiera dell'iniziativa politica della Margherita, tutti uno per uno. È stato difficile e li ho sempre trovati accanto. Ringrazio la segreteria, ringrazio la direzione del partito, con la quale abbiamo insieme, tutti insieme, scelto per un atto di responsabilità la condivisione delle regole che ci hanno portato a questo congresso. Ringrazio la stragrande maggioranza dei consiglieri municipali, dico stragrande perché almeno nella precedente esperienza qualcuno non l'ho neanche mai visto, però capita anche questo in un partito. Ringrazio i consiglieri comunali per quello che hanno ritenuto di dare al nostro partito. Ringrazio i membri dell'Assemblea cittadina. Anche qui non voglio fare polemica, però io credo che la funzione degli organi, la forza degli organi sia anche in funzione e in ragione della possibilità di esercitare il loro diritto. Ed è un peccato perché l'Assemblea cittadina era lo strumento per provare un'innovazione della Margherita. Noi avevamo degli inserti, noi credo che siamo gli unici o tra i pochi in Italia che l'abbiamo fatto, inserti di persone che facevano parte dell'Assemblea cittadina senza essere iscritti alla Margherita. Purtroppo in 3 anni non è mai stata convocata. C'è poi il tema degli iscritti, amici, e anche su questo voglio dirvi una parola e poi mi avvio alla conclusione. Siamo tanti e io credo che questo possa essere un primo elemento di speranza per far sì che la risposta del corpo della Margherita, dei suoi militanti, possa portarci a un risultato positivo, quello che tutti noi ci attendiamo, che io spero tutti noi ci attendiamo. Io mi sono assunto tutte intere, e le porto fino alla fine di questo congresso, le responsabilità del numero, del modo e del mezzo attraverso il quale 49.000 e rotte persone hanno deciso di iscriversi alla Margherita. Me lo assumo tutto e però, come ho avuto modo di dire, ho il dovere di farlo io e soprattutto avranno il dovere di farlo coloro che saranno la nuova classe dirigente del partito. Noi dobbiamo interrogarci su questo numero. Sarebbe demenziale criticare o condannare la crescita di adesioni all'interno di un partito. È un controsenso. Io credo che tutti i partiti, tanto più perché noi vogliamo un radicamento reale e un rapporto diretto con i nostri elettori, devono auspicare e sperare
che l'adesione, la sottoscrizione ai partiti sia la più ampia possibile e raggiunga magari cifre anche maggiori. Il problema è il metodo. Non so se è in sala il mio amico Adinolfi che mi tortura da 3 mesi chiedendomi cosa ne penso del metodo. Io penso che sul metodo ci sia molto da lavorare, amici miei. Io non penso che gli iscritti siano iscritti falsi, ma credo che sul metodo, sul come portare le persone ad avvicinarsi a sottoscrivere il progetto politico della Margherita, noi abbiamo il dovere di interrogarci. Anche perché c'è un aspetto non secondario, e anche questo lo voglio dire, perché in qualche modo si commisura anche con le scelte che si fanno poi a livello nazionale quando si mettono delle regole. Quando si hanno circa 50.000 iscritti in un partito e per poter presentare la candidatura a segretario, irrilevante, ma una lista di minoranza in un congresso, occorrono 5.000 sottoscrizioni. L'interrogativo che ci dobbiamo porre è se questo è un modo di garantire la vita democratica all'interno di un partito. Da militante della Margherita dedicherò tutto il mio impegno, le mie energie e la mia passione alla costruzione del nuovo soggetto politico. Mi metto a totale disposizione per il raggiungimento di un traguardo che, se non realizzato, sarebbe esiziale per il futuro della politica, del Paese, oltre che di molti di noi. Il Partito Democratico è lì, ad un passo dal nascere, ma sappiamo benissimo che proprio per questo non poche sono le forze che spingono per il suo fallimento. Molti sono i fattori reali o ad arte costruiti che potrebbero nei prossimi giorni farne dettagliare il progetto, o bene che va, rallentarlo irresponsabilmente. Le primarie di 2 anni fa hanno dimostrato che una parte consistente del Paese, la stragrande maggioranza del nostro elettorato, vuole che il progetto si compia. I limiti della politica nostri, di noi classe dirigente, hanno fatto sì che quella entusiastica domanda arrivata dal Paese, a 2 anni di distanza, ancora non abbia trovato una risposta reale e concreta. Occorre allora che chi a quel progetto crede senza riserve scenda in campo senza esitazioni e remore, senza continuare a nascondersi per ragioni a volte nobili, a volte meno. Occorre compiere atti chiari ed assumersi responsabilità conseguenti. Occorre parlare alla gente e dire con chiarezza che a quella domanda è giunto il tempo di dare una risposta chiara ed inequivoca. Occorre innanzitutto una data, un metodo e un'idea. Ma innanzitutto, appunto, occorre una data. È per questo che da giorni chiedo che le classi dirigenti nazionali di DS e Margherita si impegnino a fissare subito e comunque al massimo in occasione dei congressi di aprile la data per la grande costituente del Partito Democratico. Una costituente vera che sia in grado di assicurare la partecipazione ai militanti dei 2 partiti e soprattutto a quel variegato mondo di realtà che credono nella prospettiva riformista, nel cambiamento della politica e nel superamento delle inadeguatezze che hanno accompagnato questi ultimi anni. Ho la fortuna di parlare davanti a Francesco e a Walter, che saranno tra i principali protagonisti del futuro Partito Democratico. A loro e a tutta la classe dirigente di Democrazia e Libertà e Democratici di Sinistra